Buongiorno ragazzi! Oggi non sto nel mio angolo caffetteria, ma vi porto con me a Cittanova. Andiamo da Torrefazione Cannizzaro, non per visitare la Torrefazione, perché sono di casa, casomai farò un altro video dove vi mostrerò l'ennesima Torrefazione calabrese, ma per effettuare dei corsi di formazione. Mi occupo di formazione per baristi, oltre a fare il barista, mi occupo anche di formazione per baristi e consulenze per caffetterie. Oggi abbiamo un gruppo di ragazzi che verrà a imparare come regolare la macina del caffè, un aspetto importantissimo, e come montare il latte per realizzare il cappuccino classico italiano. Vi faccio un'ora di macchina e vi tengo aggiornati. Ci vediamo appena arrivo. Raga, c'è pure la nebbia, a giugno c'è la nebbia. Cazzo raga, ho dimenticato di fare benzina, spero solo di arrivarci. Spero di non restare a piedi. Siamo rimasti a piedi voi? Ditelo nei commenti. Raga, è sempre più bassa, non vedo benzine. Niente raga, che culo. Arrivati. Viva là. Allora, ho collegato il computer, acceso le macchine e preparato tutte le postazioni. E poi espresso prima che arrivano i ragazzi. Si comincia. Dobbiamo saperle riconoscere. Perché le dobbiamo saper riconoscere? Perché oggi domani da Davide viene tenuto un'azienda qualsiasi di caffè, gli porta una busta di caffè e dice: Davide, guarda, questo qui è il mio 100% arabica, è il migliore caffè che ho, ok? Poi Davide lo apre, lo prova, è amarissimo, è cremosissimo. Se Davide non sa, se Davide o voi non sapete cos'è un arabica e una robusta, difficilmente guardandola riuscite a capirlo. Ok? Quindi noi che facciamo? Vi diamo i mezzi per capire come riconoscerlo. Da questa parte abbiamo la rapida, da questa parte abbiamo la robusta. Che cosa vedete di diverso? Perfetto ragazzi. Hanno regolato la macina, quindi in 25 secondi, 24 secondi, 25 secondi, hanno avuto 30 grammi con 15 grammi di caffè messo nel filtro. Bravi ragazzi. Ma sai l'altra volta che mi è successo? Qual è quella della macchinetta? Lei è Marisa, che si gira. Vediamo qua come siamo messi. Vai, pesa, li vediamo. 29, manca un grammo, ma va bene così, bravissime. E ora ci dedichiamo ai cappuccini, con le montature del latte. Ok, se la cavano bene. Come versa per il cappuccino classico italiano. Meno male, abbiamo beccato il video buono almeno. Ah, seconda parte, si continua con cappuccini, montatura e qualche disegno. Come sta andando Gianlu? Bene o benissimo? Bravo. Ammazza che estrazione. Raga, è finita, anche questa giornata è finita. Ho cercato di portarvi con me e farvi vedere come ho modulato i corsi di formazione per caffè Cannizzaro. Chiaramente sono dei corsi base per avere un approccio iniziale nel mondo della caffetteria, in quello che è i cappuccini e la preparazione dell'espresso. Si possono fare corsi anche più avanzati, anche più strutturati. Detto questo ragazzi, grazie per aver visto questo video e ci vediamo sabato prossimo. Ciao!